Grazie a voi, sta accadendo qualcosa di incredibile. Il libro Non mollare mai, la storia del ministro più attaccato di sempre, è terzo in classifica su Amazon nella parte relativa alla politica. E nonostante sia un lavoro fatto dal basso, senza filtri e senza editore, ed è per questo che ho dovuto scegliere Amazon, questo libro sta andando benissimo e io sono convinto che possa dare una mano alle tante persone che sono sfiduciate dalla politica, che pensano che in politica siano tutti uguali, che in realtà non è così, perché ci sono anche persone per bene che vanno contro un sistema di potere dove c'è la politica, ci sono la finanza, i gruppi grossi, i gruppi imprenditoriali, ci sono alcuni organi di informazione che se lavori bene, quindi contro i loro interessi, ti vengono addosso, ma ci sono persone che non mollano. Non molliamo neanche noi, diamoci una mano, riuscire a crescere ancora, magari riuscire a superare il libro di Giorgia Meloni che ha alle spalle un grosso gruppo editoriale, che ha alle spalle il partito, che ha i soldi presi in decenni di politica, significa dimostrare che i cittadini dal basso possono conquistarsi delle fette importanti di spazio in un contesto in cui troppo spesso sono i potenti a comandare. Facciamo fotografie mentre leggiamo il libro, diffondiamo la notizia che il libro è in vendita su Amazon, aiutiamo le persone scoraggiate a credere ancora nella politica. E a voi che lo state già leggendo e che l'avete già letto, vi ringrazio di cuore perché questa cosa incredibile, questo risultato straordinario è solo merito vostro. Grazie, grazie di cuore.